Giuseppe Zugliani, direttore della Conad per quanto riguarda il settore consumer, se non sbaglio. Oggi siamo qua a Palazzo Visconti perché cosa facciamo? Facciamo un po' i conti della casalinga, quindi a fine anno che cosa è successo in questo anno e snoccioliamo un po' di numeri. Ma sono numeri che se si guarda il mercato non sono belli, perché il mercato è in grande sofferenza, anzi per il primo anno la sofferenza la leggiamo anche nei volumi. Fino all'anno scorso la leggevamo solo nei valori e da quest'anno l'arretramento è anche a volume, vuol dire che si vendono meno pezzi di cose, meno prodotti. Infatti quest'anno è molto rilevante la percentuale delle rinunce. Fatto 100 quello che è il calo dei consumi, la gran parte del calo viene da rinunce proprio, quindi decisioni di non comprare alcuni prodotti o di comprarli con quantità inferiori decisamente inferiori rispetto alla norma. Lo scontrino medio rispetto all'anno scorso, rispetto a qualche anno fa, come è cambiato? Dunque, lo scontrino medio è cambiato profondamente perché ci sono molti più prodotti di primissima necessità, le famose commodities, le materie prime. Oggi in uno scontrino troviamo sempre più farina, uova, zucchero, a testimonianza del fatto che la gente è tornata a casa a farsi il pane, la pizza, la torta, la pasta. Una tendenza che non è solo del 2013, è una tendenza che è iniziata da qualche anno, adesso la vediamo in modo molto, molto deciso. È uno scontrino nel quale comunque ci sono prodotti freschi, ma in minori quantità, perché una strategia proprio di risparmio è quella di spaccare gli acquisti in più occasioni, di modo che si butta via di meno. Quindi non si fanno anche più quei carrelloni grandi? Nemmeno nei momenti promozionali. Questo lo stiamo vedendo anche dai dati proprio di sell out. E voi siete anche un osservatore che è su tutta Italia, quindi è molto preciso questo esame che lei sta facendo. Sì, direi che è una cosa che fino a poco tempo fa erano le regioni un po' più, diciamo, storicamente deboli, soprattutto il sud. Adesso diciamo che purtroppo è una tendenza che ha travolto ampiamente anche il nord, il centro e il nord Italia ed è una tendenza che a onor del vero un segnale di, chiamiamola, di positività si è visto da quest'estate, una piccola inversione di tendenza nell'alimentare, però è da riconciliare col resto delle tendenze, perché se nell'alimentare c'è una ripresa dei volumi di vendita lieve da grosso modo agosto in poi, purtroppo c'è il baratro nell'extraalimentare, lì siamo intorno al meno 10 come perdita e abbiamo ormai consolidato una tendenza alla riduzione dei consumi nell'ambito della cura della casa, della cura della persona. In pratica sembra che per tornare alla casalinga da cui siamo partiti, la casalinga oggi guardi bene a cosa compra per mangiare, razionalizza all'osso tutto ciò che serve per tenere pulita la casa o per prendersi cura di sé e ha praticamente quasi azzerato tutte quelle che sono le spese voluttuarie nell'ambito dell'extraalimentare. Oggi se una televisione funziona, anche se ci sono le televisioni di ultima generazione, non si pensa minimamente ad andare a comprare una televisione nuova. Sono tendenze che quest'anno si sono consolidate in modo molto significativo. C'è anche una questione forse di famiglia nuova, nel senso che c'è la casalinga, c'è anche il casalingo, quindi il costo delle porzioni diventa un po' più piccolino, no? Ma più che questo io vorrei, quest'anno abbiamo identificato un altro fenomeno, noi l'abbiamo definito il welfare generazionale. Un fenomeno in base al quale i nonni iniziano a essere la cassa, diciamo, prestito per i figli, nel senso che genitori che hanno figli con a loro volta dei bambini tendono ad essere i responsabili d'acquisto per questa famiglia. Cito un paio di casi su tutti, il 14% dei pannolini ormai sono acquistati dagli ultra 65 anni, a testimonianza del fatto che un ultra 65enne li compra per i nipoti,
non certo per se stesso. Questa è una forma che sta comportando il riequilibrio, tornando ancora alla casalinga, del bilancio di casa. Probabilmente non ce n'è più per nessuno e si sta attingendo anche a questa forma, se vogliamo, di solidarietà. L'Italia è fatta così, per fortuna la famiglia tiene ancora ed è anche nell'ambito dei consumi il motore di una certa solidarietà e di un certo riequilibrio dei conti in casa, altrimenti i numeri sarebbero decisamente peggiori. Se volete, il paradosso è che i pensionati sono i ricchi, semplicemente perché a fine mese hanno questo a pensione, piccola o grande, non parliamo delle pensioni d'oro, se non mi arrabbio, per proprio far da banca ai familiari, agli amici. Sì, questo è una riscoperta di una solidarietà che viene anche testimoniata dal fatto che oggi le relazioni più orizzontali, quelle più alla pari, nella vita di tutti i giorni pagano. Ci sono vari esempi, io ne cito uno su tutti: mai un papa come quello attuale ha avuto la capacità di avere un rapporto orizzontale, vicino, alla pari con tutti. Credo che noi dovremmo imparare anche da figure come questo tipo per riequilibrare anche le politiche di marketing, per non essere coloro che impongono verticalmente i valori di una marca con semplicemente dei valori di immagine, punto, ma che riescono ad imporsi come marca che è a fianco a te, che magari ti dà una mano abbracciandoti e sostenendoti, ecco. Questa è, se vogliamo, l'immagine più forte che ci viene da dire a chiusura di un anno pesante, nel quale noi siamo andati bene, ma il mercato è andato molto, molto male e nel quale la prospettiva è ancora molto incerta. Però devo dire che l'Italia è il paese delle mille forze, abbiamo riscoperto anche questa forza di solidarietà e di orizzontalità, di una riscoperta di valori che ci riportano anche a casa per farci una pizza, una pasta, una cena in più con gli amici, magari tagliando un'occasione di una cena al ristorante, una pizza fuori, proprio perché le strategie sono in continuo movimento in una fase nella quale il potere d'acquisto si sta riducendo pesantemente, ognuno reagisce come meglio può e noi italiani siamo maestri in questo, siamo capaci a far quadrare i conti con il poco che abbiamo, diciamo. Cosa sta facendo adesso Conad per andare incontro alle famiglie che hanno appunto queste difficoltà? Beh, il 2013 è stato l'anno di una grossa iniziativa, un nuovo concetto di, sia di promozione che di convenienza che abbiamo iniziato a comunicare e a offrire ai nostri clienti a partire da febbraio. Si chiama Bassi e Fissi, è un paniere di circa 106 prodotti che fanno parte di 30 categorie merceologiche. Sono le 30 categorie più importanti nella spesa degli italiani, che sono state vendute a prezzi bassi e fissi, ovviamente sto parlando di prodotti a marchio Conad, sono stati venduti a prezzi bassi e fissi praticamente per quasi tutto l'anno. Lo sconto medio è stato del 34%, abbiamo dato ampia comunicazione per pubblicizzare questa iniziativa e devo dire che alla fine i risultati pagano dello sforzo, perché abbiamo su queste 30 categorie aumentato la fedeltà dell'insegna di più di un punto e mezzo, quasi due. Significa che strategicamente parlando su queste categorie si sta concentrando l'attenzione anche dei clienti non fedeli di Conad e per chi è fedele si è consolidata proprio la fedeltà. Questo è un modo concreto e molto dalla parte dei clienti di fare marketing, di offrire vera convenienza, perché ormai è finita la possibilità per chi vuole imporre dei concetti di finta convenienza che poi nella realtà tendono a creare dei finti bisogni. Oggi bisogna leggere di più i bisogni dei clienti, soddisfarli in modo molto significativo e molto autentico, mi viene da dire. Qualche iniziativa concreta per quanto riguarda 2014? 2014, noi l'iniziativa Bassi e Fissi è stata un'iniziativa che ha trainato tutta la performance di Conad nel 2013 e continuerà. Rinnoveremo, pur avendo comunque continuità nell'architettura di comunicazione, però rinnoveremo tutti gli spot con cui abbiamo rilanciato l'immagine di Conad sotto il payoff di Persone Oltre le Cose.
ed è l'anno del varo di una nuova strategia che oggi qui presenteremo, di una nuova strategia che finalmente va a toccare tutti i punti di Conad e tutte le priorità strategiche di Conad. Sono 8 priorità definite all'interno di una piramide che è idealmente uno strumento che ci fa percepire che in cima ci stanno le cose più importanti, per cui essere veramente famosi per i nostri clienti, alla base ci stanno quelli che sono detti i fondamentali, le cose su cui non puoi sbagliare, non puoi non avere posto per essere considerato all'altezza. 2014 sarà l'anno di definitivo consolidamento delle politiche sulla marca commerciale, che oggi pesa il 26,3%, e chiuderemo sicuramente verso 26,5% quest'anno. Sarà l'anno di un ulteriore lavoro nell'ambito dei prodotti freschi. Per noi sono molto importanti, essendo noi un'azienda che ha core business nell'alimentare, ma soprattutto nei prodotti freschi. E sarà il lancio anche di una nuova stagione di ridefinizione e ulteriore amplificazione del ruolo del nostro socio. Noi siamo una cooperativa di imprenditori e i soci imprenditori per noi sono l'anima di tutto quello che facciamo. Stiamo sviluppando un nuovo approccio per avere la possibilità di essere ancora più forti nel rapporto del socio, quindi del singolo imprenditore, col territorio dove è, quindi dalle iniziative di solidarietà ad iniziative di lettura e di soddisfazione dei bisogni a livello proprio ultralocale, proprio perché siamo consci che oggi leggere bene i bisogni di una comunità anche nei piccoli centri, nelle piccole realtà dove noi abbiamo i negozi, è fondamentale per competere in futuro. Quindi perché state facendo squadra anche con chi consuma i vostri prodotti. Grazie di tutto. Grazie a lei e buon Natale.